Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'angolo dello psicologo. Siamo ospiti dello studio fotografico Non Solo Sposi di Marco Giffoni in via Tiberio Solis a San Severo. È ospite anche il dottor Panza e ci occuperemo del tema di oggi che è la depressione. Molto invalidante, in quanto permea tutto l'essere, tutta la persona, sia a livello di pensieri del tipo la vita è brutta, non sono soddisfatto della mia vita, oppure le altre persone non sono brave, diciamo, in un certo senso, cioè pensieri negativi riguardanti se stessi, il mondo, gli altri, il futuro. E questo ovviamente ha una ripercussione molto forte anche dal punto di vista corporeo. La persona depressa tipicamente ha dei ritmi molto rallentati, ha un rallentamento proprio psicomotorio, cioè significa ci accorgiamo soltanto osservandolo che i suoi movimenti sono rallentati, il suo sguardo è spento, ha gli angoli della bocca abbassati, ha una postura, la schiena un po' incurvata, quasi guardare a terra, ha lo sguardo un po' spento, quindi è veramente una psicopatologia molto brutta, molto invalidante, che rovina la vita a 360 gradi, sia la vita personale della persona, quindi gli obiettivi, il lavoro e anche quella sociale, perché la persona non sente il desiderio di incontrare gente, di uscire, di prendere iniziative, tantomeno di partecipare a feste o cose allegre, perché non si sente dell'umore. Un errore che fanno molte persone, pensando di aiutare una persona depressa, è quello di dare una pacca sulla spalla e di dire ma dai, divertiti, vieni alla festa, fai questo, fai quest'altro. Non solo non lo aiutiamo in questo modo, ma esasperiamo ulteriormente l'idea di inadeguatezza in quella persona, cioè quella persona in quel momento non solo non si sente compreso da chi gli dà questo consiglio sbagliato, ma addirittura un po' peggiora perché si sente sempre più diverso dagli altri. Quindi questo è un po' lo stato in cui vive una persona depressa, che non è la tristezza come generalmente. A proposito, ma da queste cose che tu hai descritto profondamente, chiaramente la persona depressa può sembrarci anche triste. Mm-hmm. C'è una differenza tra la tristezza e la depressione? Assolutamente sì, la tristezza è un qualcosa di momentaneo e di più leggero. La depressione è un qualcosa che persiste nel tempo, quindi si parla di mesi. Per fare una diagnosi di depressione ci vogliono mesi in cui la persona ininterrottamente vive in uno stato d'animo molto triste, quindi non è una tristezza momentanea come ricevere una brutta notizia o vivere una delusione, una cosa momentanea, qualche giorno e torniamo di nuovo di buon umore. Quindi la depressione è qualcosa di molto profondo, cioè la persona la vediamo proprio spegnersi, ha lo sguardo proprio spento, non ha quella luce negli occhi, come se fosse morta, anche se respira ed è viva, bene, quindi la sua anima è come se fosse non viva. A livello pratico, cosa si può fare per scacciare via questo senso e questo stato emotivo, questa tristezza profonda e nei casi peggiori questa depressione? La prima cosa, paradossalmente, quando i miei pazienti vengono in studio per un problema di questo tipo, io dico una frase che mi lascia un po' spiazzati. Qual è questa frase? Gli dico, bene, hai questa depressione? Ascoltiamola. Mettiamoci in contatto con questa tristezza profonda. Quindi non scacciarla.
ma al contrario accoglierla, quasi a mettersi proprio in contatto. Perché? Perché il nostro corpo è una macchina perfetta. Qualsiasi sintomo noi abbiamo, sia dal punto di vista fisico, se tocco una piastra bollente, sentirò del dolore. Questo significa che il mio corpo mi sta proteggendo, inviandomi questo segnale, anche se è doloroso. Lo stesso discorso vale per i sintomi psicologici, non fa differenza, il cervello è un organo del corpo. Quindi se arriva un sintomo doloroso, e la depressione è dolorosa quanto una gamba rotta, se non di più, anche se non è così visibile, la prima cosa da fare è ascoltare questo sintomo. La depressione è un messaggero dell'anima, cioè significa quando arriva è perché prima già ci ha mandato tutta una serie di segnali, di messaggi per farci capire che qualcosa nella nostra vita non sta andando bene. Noi, guarda, abbiamo, da quando nasciamo, una missione, abbiamo dei talenti, abbiamo delle predisposizioni innate, un temperamento, una personalità innata, poi possiamo, assolutamente lavorarci su, ma siamo come un qualsiasi altro essere vivente, come una pianta, come un animale, quindi nasciamo già con una predisposizione a realizzare il nostro essere. Molto semplicemente, un fiore non si chiede se sarà all'altezza o se verrà giudicato male. La stessa cosa è un bambino: quando nasciamo, un bambino non è che ha paura di sbagliare o di fare brutta figura. Siamo noi che poi crescendo incominciamo a metterci in testa tutte queste questi pensieri negativi su noi stessi e sugli altri. Quindi il primo consiglio è ascoltare questo sintomo, perché è un sintomo che ci sta dicendo qualcosa, ci sta dicendo che ci siamo allontanati troppo dal nostro vero essere, dalla nostra missione. Ok, quindi ascoltare e cominciare a capire quali sono i cambiamenti da apportare nella nostra vita per riavvicinarci a questa nostra missione, quindi al nostro essere più spontaneo, più naturale. Può aiutarci in questo il ricordare quando eravamo piccoli che cosa ci piaceva fare, come stavamo con gli altri, che temperamento avevamo, che umore avevamo. Ricordare questo e cercare di in qualche modo riavvicinare la nostra vita a quel bambino che eravamo, perché quel bambino era ancora come un fiore, come un animale, cioè libero da paure, preconcetti, giudizi, critiche. Quindi facciamo questo, incominciamo a ricordare come eravamo da bimbi, da piccoli, e chiediamoci che cos'è che non stiamo più sfruttando di noi stessi, quali talenti non stiamo mettendo più in atto, quali capacità che possediamo, quali passioni non stiamo più coltivando. E cercare di lasciarsi andare e riavvicinare la nostra vita, il nostro modo di vivere a questa missione, in modo tale da incominciare ad avere delle risposte positive. Per quanto riguarda la psicoterapia, che ruolo può avere per migliorare una situazione di disagio come la depressione? Ovviamente tutti questi consigli che stiamo dando sono dei consigli fai da te. La depressione è una cosa molto seria, quindi è anche una psicopatologia piuttosto pericolosa perché può portare anche alla morte. Questi consigli vanno bene per le persone tristi, per evitare di cadere in una depressione, ma se già siamo in uno stato depressivo conclamato, beh, in questo caso è importante chiedere aiuto ad uno specialista. Gli studi ormai ci attestano e ci confermano la validità, l'efficacia e l'affidabilità della psicoterapia cognitivo-comportamentale, si chiama, cioè una forma di psicoterapia che è di tipo scientifico, cioè significa vengono fatti degli studi approfonditi sui protocolli di trattamento e questi trattamenti sono replicabili, sono affidabili, sono attendibili, sono gli stessi studi che vengono fatti per i farmaci. Quindi una volta che una persona entra in trattamento con una psicoterapia cognitivo-comportamentale, ha
grandissime possibilità, si parla addirittura di oltre l'85% dei casi risolti in maniera definitiva. Quindi il consiglio che do, se non riusciamo a capire quali sono questi messaggi che ci sta mandando la nostra anima, se non riusciamo a capire quali sono i cambiamenti che dobbiamo apportare nella nostra vita, di non vergognarsi di chiedere aiuto ad uno specialista, perché è meglio sfatare questa paura, questo tabù di andare dallo psicologo, dallo psicoterapeuta, perché è meglio fare un trattamento, una psicoterapia per qualche mese e poi conoscersi in maniera approfondita, conoscersi benissimo e quindi avere la sicurezza di poter affrontare tutto il resto della nostra vita con forza, con un umore degno di una vita. E infine un'ultima domanda: cosa possono fare i familiari o gli amici e i parenti, come possono aiutare un soggetto che vive quotidianamente con questo disagio? Ok, una bella domanda, perché la prevenzione è sempre la strada migliore. Questo programma nasce proprio per raggiungere questo scopo, cioè di dare delle informazioni in modo tale da non cadere in patologie di carattere psicologico. Se ci accorgiamo che un nostro caro soffre o potrebbe soffrire di questo disturbo della depressione, quindi lo vediamo triste e spento, sicuramente una buona cosa da fare è stargli vicino. Quindi non farlo sentire solo, farlo parlare il più possibile, magari aiutarlo ad ascoltare quel disagio, chiedersi che cos'è che non va, in che modo possiamo essergli utile, e anche fargli capire che è giusto darsi una scrollata, una mossa per uscire da questo stato d'animo negativo. Cioè il depresso generalmente perde quasi il desiderio, la voglia anche di prendersi cura di se stesso, quindi di curarsi, di risolvere questa situazione. Il familiare può aiutare a ragionare, a dire: ok, se andiamo avanti in questo modo, che cosa potrà succedere? Immagina di vivere ancora così per un anno, tre anni. Come ti immagini che diventerà la tua vita tra tre anni, per esempio, se continui in questo modo? Questa strategia serve per dare una motivazione più forte, perché la persona in questo modo incomincia un po' a spaventarsi, a dire non è un qualcosa da presa di coscienza. Esatto, non è un qualcosa da sottovalutare. Si rende conto, prende consapevolezza che non è un qualcosa da prendere sotto gamba, e quindi aiutarlo a contattare poi uno specialista nel caso in cui non si dovesse risolvere, si dovesse protrarre nel tempo. Ok, io ti ringrazio. A voi. E per questa puntata è tutto, vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Arrivederci. Arrivederci.